Salve a tutti, questa sera rigorosamente in diretta dalla sede di Sfera Cubica di Ginevra e rigorosamente in piano sequenza onde vitali, accuse di calcio malato, estrarremo i gironi di Tutto Molto Bello, seconda edizione del torneo di calcetto per etichette indipendenti, organizzato da Sfera Cubica in collaborazione con Locomotive Club, Prodezze Fuori Aria e AICS, che si terrà domenica 30 settembre presso il Locomotive Club di Bologna a partire dalle ore 15 ad ingresso rigorosamente gratuito, e sono tre rigorosamente solo nell'inizio. A margine delle partite, showcase acustici, area expo, food and drinks e altre gabole. È qui presente a garante di questa estrazione Max Collini, se non altro perché suggellò la precedente edizione di Tutto Molto Bello con un evento musicale molto particolare, no Max? Beh, facciamo un reading a sfondo calcistico o comunque sportivo, diciamo così. In realtà io credo di essere qui anche in ragione, soprattutto in ragione di un mandato conferitomi, dall'autorità conferitomi da Igor Simutenkov e da Dietmar Weisdorf, rispettivamente traduttore personale di Spalletti e direttore sportivo dello Zenit di Leningrado. Il torneo prevede 16 squadre divise in 4 gironi da 4. La prima squadra di ogni girone avrà accesso alle semifinali. I gironi saranno convenzionalmente chiamati George Best, Eric Cantona, Alexi Lalas, Giorgio Chinaglia. Vorrei la squadra sapere, prego, chi ha scelto Giorgio Chinaglia come girone dei dannati. Prego, prego, continui. Dopo te lo faremo sapere. La squadra vincente del girone Lalas sfiderà la vincente del girone Cantona, la vincente del girone Chinaglia sfiderà la vincente del girone Best. Tutto questo lo potrete vedere qui nel cartellone alla nostra destra. Abbiamo 4 teste di serie indicateci da un comitato imparziale di probiviri. Le 4 teste di serie sono la famosa etichetta Trovarobato in quanto etichetta ospitante, la 42 Records o come 42 Records, vincitrice di Tutto Molto Bello 2011, Livellola Music finalista e seconda classificata di Tutto Molto Bello 2011, Promoter All Stars, la squadra dei promoter da corrompere per poter suonare nei locali italiani in questo 2013. Auguri. Spalluccia. Procediamo dunque con l'estrazione delle 4 teste di serie. Che sono qui. Eccole qua. Procediamo con l'estrazione della prima squadra testa di serie del girone Alexi Lalas. Prego. Testa di serie del girone Alexi Lalas, 42 Records, 42 Records. Procediamo con l'estrazione della testa di serie del girone Best. Eccoci qui nel mixer. Prego. Grazie Max. Testa di serie del girone Best, Trovarobato. Estraiamo adesso un altro giro di mixer la testa di serie del girone Chinaglia, quello dei dannati. Già, vediamo a chi tocca. Testa di serie del girone Chinaglia, Promoter All Stars. Mi sembra giustissimo. Ci sta, girone dei dannati. Testa di serie quindi, ovviamente, del girone Cantona. Che è ben incartata. Libellula Music. Guardo il notaio per sapere se è tutto corretto. Tutto corretto. Procediamo adesso dunque con l'estrazione delle rimanenti. Questo è il premio, lo teniamo. La coppa. Il torneo. Una scultura di Arnaldo Pomodoro. Procediamo con l'estrazione delle rimanenti 12 compagini che andranno a completare il tabellone dei gironi. Come potete vedere, qui abbiamo una serie di ovuli che poi utilizzeremo eventualmente anche per scopi meno nobili di questa meravigliosa convention. Prego. Seconda squadra del girone Lalas. Toulouse-Lautrec. Procediamo con l'estrazione. Seconda squadra del girone Best.
La Fabbrica. La Fabbrica. Andiamo avanti. Seconda squadra del girone Chinaglia. Garrincia. Garrincia. Il vero Garrincia non sarebbe stato felice di giocare nel girone Chinaglia. Ed ecco la seconda squadra del girone Cantona. OTR. OTR. Guardo i notai, tutto a posto? Benissimo, procediamo. Allora, è tutto molto divertente. Terza squadra del girone dedicato alla memoria. No, sto scherzando, ovviamente. Dedicato ad Alexi Lalas. Woodworm. Woodworm. Perché lo dico due volte? Ci avviamo verso la metà dell'estrazione. Questa è la terza squadra del girone. Mi sono perso. Lalas. Cos'è? Best. Girone Best. Best. Terza squadra del girone Best. Picicca. Picicca. Quindi adesso è la terza squadra del girone Chinaglia. Prego. C'è un fermento fuori onda che fuori camera che non avete idea. Bomba dischi. Bomba dischi. Ed ecco la terza squadra del girone Cantona. Anip. Anip Records. Siamo arrivati quindi all'ultima estrazione, le ultime quattro estrazioni. Stiamo parlando delle quarte del girone. Partiamo con la quarta del girone dedicato ad Alexi Lalas. Max, stai divertendo? Moltissimo, veramente. Anche perché il ritmo che stai tenendo è contagioso. WWNBB, che sta per We Were Never Been Boring. We Were Never Been Boring. We Were Never Been Boring. Per inciso, l'etichetta dei miei preferiti di Forest. Prego. Andiamo avanti. Io poi dico le cose e mi perdo. Dove siamo arrivati? Questa è la quarta squadra del girone Best. Girone Best. Quarta squadra del girone Best. Ah. Tempesta. Tempesta. La nostra major di riferimento. Signori, siamo arrivati alle ultime due. Ultime due estrazioni. Quarta squadra del girone Chinaglia. Urtox. Urtox. E quindi ultima squadra, quindi quarta del girone Cantona. Noi già lo sappiamo, ma voi no. Molto vi diciamo. Fulica. Fulica. Allora, facciamo un brevissimo riepilogo dei gironi. Girone Lalas con 42 Records, Toulouse-Lautrec, Woodworm e WWNBB. Girone Best con Trova Rubato, La Fabbrica, Picicca, Tempesta. Girone Chinaglia con Promoter, All Stars, Garrincia, Bomba Dischi e Urtobox. E girone Cantona con Libellula, OTR, Anip e Fulica. A questo punto non mi resta altro che dirvi che noi ci vedremo tutti assieme, anche Max, vero? Penso di fare un giro, sì. Bene. Domenica 30 settembre, a partire dalle ore 15, presso il Locomotive Club di Bologna, ingresso rigorosamente gratuito, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e ringraziare Max Collini per essere stato qui con noi. Ma risalti dalla Coppa Davis, la vince il secondo classificato. Perfetto. Posso stringerti la mano?